Hola todes, time's up e come potete vedere abbiamo la nostra prima ospite, Elena Marinelli. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie di avermi invitato. Allora, Elena non solo è la nostra prima ospite, ma inaugura il primo time's up dedicato al tennis, nella speranza che ce ne siano altri, e inaugura anche un'altra rubrica, che è una specie di book club di time's up che faremo con tanti altri libri, magari con autrici, autori, sperando di riuscire a trovarne nel corso del tempo. Io sono partito da Elena e dal libro che ha scritto qualche mese fa per Le vite in attesa della 66 and Second, che è una collana molto nota tra le appassionate e gli appassionati di sport, narra tantissimi personaggi e lei ci ha raccontato Steffi Graf. Ma prima di vedere, di parlare di Steffi Graf, io vorrei partire dal tuo rapporto con il tennis, come nasce, come non nasce, perché comunque sempre c'è sempre un qualcosa che poi viene sempre descritto come un evento naturale, ma poi nel momento in cui lo sport diventa la cosa, non ti dico più importante della nostra vita, ma tanto importante, sembra un evento naturale, ma non è, ma c'è sempre uno scatto, una molla. Sì, anche perché io non sono esattamente il prototipo della persona più sportiva del mondo, nel senso che no, non pratico molti sport, non ho mai praticato moltissimi sport. Conosco persone che no, ne fanno due o tre, che si sono appassionate a tante cose nella loro vita, da adolescenti, preadolescenti, e magari adesso che hanno la mia età e che non sono più così ragazzini. Invece io, per esempio, sono una che odia correre. Odio fare le ripetute, mi odiavo allenarmi tantissimo senza la palla, ero proprio il prototipo di quello che poteva essere l'atleta più ribelle, nel senso che voleva solo giocare con la palla, no? Voleva solo colpire la pallina e basta. E quindi non sarei andata molto lontano. Però, quindi io diciamo che nella mia vita di preadolescente, invece, la cosa che mi piaceva moltissimo era guardarlo lo sport. Io in famiglia, nella mia famiglia l'abbiamo sempre guardato moltissimo. Mio papà, poi c'è stato un momento in cui, per esempio, mio papà aveva anche avuto molto la passione per la bicicletta e quindi andava molto in bicicletta. Io ho vissuto per 19 anni fino all'università, all'inizio dell'università, in Molise, in un paese molto piccolino che si chiama Casa Calenda e che è in provincia di Campobasso. E quindi i ciclisti è un posto molto da ciclisti perché ci sono tante salite, tante strade, insomma. Quindi nella mia famiglia c'era sempre stato questo andirivieni, no? Sportivo da una parte all'altra. Quello che abbiamo sempre fatto è stato guardarlo, cioè essere proprio spettatori dello sport e in questo senso veramente di tanti tipi diversi. Io sono l'unica, cioè diciamo, sono quella più appassionata di tennis, però, perché invece il tennis nella mia vita è entrato a un certo punto quando mi sono iscritta al classico corso di tennis estivo, o meglio, mia madre mi ha iscritto al corso di tennis estivo perché dovevo un po', cioè insomma, ero una preadolescente un po' agitata, un po' irrequieta, e quindi era opportuno che io un po' mi sfogassi. Un po' trovassi qualcosa da fare nell'estate, così, e un po' insomma, il tennis era una cosa che era arrivata proprio in una discussione con i vicini, perché c'era questo ragazzo, il mio vicino di casa, che giocava, che già ci andava, insomma, proviamo, è stato il classico proviamo. Io poi di mio ho scoperto un mondo meraviglioso, perché mi ha appassionato oltre ogni modo, no? E al di là della corsa e delle ripetute. Però in realtà è nato proprio per caso. Io non sapevo veramente niente del tennis quando ho messo piede per la prima volta in campetto, non sapevo neanche quale racchetta dovessi scegliere, come dovessi sceglierla, non sapevo esattamente cos'era un dritto o un rovescio, sì, più o meno, però insomma. E quindi ho proprio iniziato dall'ABC. E in quell'estate ho incontrato Steffi Graf nella mia vita e quindi le due cose sono arrivate insieme, e il tennis e Steffi Graf, e quindi io ci leggo proprio il ricordo primissimo del tennis a lei. Adesso hai detto una cosa che a me ha colpito, che a me interessa molto, che è quella della tennista ribelle. Io vorrei chiederti di figure di tennista ribelle. Io, per esempio già al maschile mi viene più semplice. Un esempio di tennista ribelle che a me da piccolo incuriosiva molto è Ivan Isevic. Vabbè.
Ci credo. che ha quella fama lì, ma tenniste ribelli. No, allora, sai, cioè, allora, c'è una io l'ho usato in maniera non sportiva, cioè, scusami, il contrario, l'ho usato in maniera sportiva, cioè l'atleta in generale che rifiuta l'allenamento, no? Che quindi vuole solo giocare con quello che vuole giocare, tipicamente, no? Ci sono anche tanti calciatori che sono stati dipinti così, no? Maradona, Cassano, no? Quei grandi geni che prendono la palla e inventano un mondo nuovo e però non vogliono fare le corse, non vogliono fare gli addominali, non vogliono fare le flessioni, no? Non stanno in palestra, eccetera. Io ero quel tipo lì, cioè a me fare attività fisica anche, voglio dire, proprio mi annoiava molto. Anche adesso, per esempio, in quarantena, che sono costretta, tra virgolette, ogni tanto ad andare a correre qui vicino casa, per me è una fatica enorme. E il giorno in cui ho scoperto di poter andare a palleggiare contro un muro, quello è stato il giorno in cui ho detto, ok, posso affrontare la quarantena, no? Perché quella cosa lì invece posso starci veramente le ore. Quindi il mio ribelle era proprio in senso sportivo, cioè un campione che dura nel tempo, che dura negli anni, è impossibile che non si alleni, che non faccia pace con questa cosa qua. Nel tennis femminile, in realtà, se ne raccontano poche, almeno nel tempo moderno se ne sono raccontate sempre molto poche di tenniste. Non Steffi Graf era una di quelle che arrivava sul campo e si allenava tantissimo. Perché sapeva che la sua forza, il suo talento aveva bisogno di preparazione. Non era una tennista dal guizzo e dall'improvvisazione, non aveva tutte quelle caratteristiche che poi, per esempio, sono state di Gabriela Sabatini, pensando a una sua coetanea, o di Monica Seres dopo. Loro erano tenniste che avevano proprio il senso del colpo, della racchetta, dell'intuizione. Steffi Graf aveva una grandissima potenza fisica, una grandissima naturalezza nello stare sul campo proprio. E lei era una di quelle che si allenava tantissimo, arrivava sempre prima di tutti e andava via sempre prima di tutti, sempre per ultima. Questa cosa qui, secondo me, fa un certo tipo di campione. Io penso che io sono. Allora, a me piace guardare i tennisti anche molto diversi tra loro. Io non ho una tipologia di tennista che mi piace in assoluto. C'è qualcosa che mi devono raccontare mentre giocano a tennis. Può essere la leggerezza, può essere la capacità di intuire l'avversario, una capacità psicologica, una capacità invece magari molto più dinamica, la velocità. Cioè, ci sono tante cose che mi affascinano di un tennista o di una tennista. Sicuramente, però, se parliamo di poi tennisti che durano, che vincono, eccetera, sono quelli che si allenano tantissimo, c'è poco da fare. E in questo senso nessuno è ribelle, no? Se tu metti, diciamo, la canonicità nell'allenamento e nella preparazione del fisico, anche perché voglio dire, molto spesso, cioè non so, quando un tennista gioca uno slam, sta 2 settimane su quella cosa lì. È difficile tenere un organismo fisso 2 settimane in un determinato modo a certi livelli. Tantissime partite di tennis si perdono perché non si è pronti ad arrivare al quarto set o al terzo set, per esempio. E quindi cioè, a un certo punto, per esempio nella storia del tennis c'è stata Martina Navratilova, che è stata la prima tennista completa ad fare questo. Lei ha rivoluzionato la sua carriera perché ha iniziato a fare veramente allenamento, training, mangiare in un certo modo, tutte cose modernissime, contemporanee, che adesso fa Cristiano Ronaldo ogni giorno della sua vita, ma negli anni 80 non era così comune, specialmente nel tennis. Lei è una che l'ha fatto ed è passata da vincere così così a dominare. E quindi questo, no? Ti dà la misura. Tra l'altro è curioso secondo me che questo passaggio qua, per esempio, non ha lo stesso momento in tutti gli sport. Cioè il rugby, per esempio, ci è arrivato negli ultimi 15 anni. Tu parli degli anni 80, quindi comunque, e magari se andiamo a vedere le altre discipline si ha una cosa diversa. Per esempio, magari gli sport d'acqua ci sono arrivati molto prima per tutta una serie di ragioni. C'è un'altra cosa adesso che è importante è che arriviamo adesso al libro e alle storie che racconti. Tu parli comunque di un mondo nuovo,
e di un mondo comunque che sta cambiando e che cambia insieme a Steffi Graf, a Arancia Sanchez, a Gabriella Sabatini, alle sue, comunque a tutte le sue rivali. Loro rappresentano un passaggio generazionale e anche storico per certi versi. Sì, perché gli anni Ottanta sono stati, allora, per il movimento femminile del tennis, gli anni Ottanta sono stati, è stato un decennio fondamentale, non soltanto perché sono state tante e diverse le campionesse, nel senso che al di là delle prime tre, che erano Chris Evert, Martina Navratilova e Steffi Graf, comunque ce n'erano altre che arrivavano. La fine degli anni Ottanta, l'inizio degli anni Novanta sono stati quel momento preciso in cui questa cosa si è vista in maniera esplosiva. Cioè Steffi Graf è stata quella atleta e quella campionessa che ha visto il prima e il dopo. E quindi è stata in una posizione, secondo me, privilegiata da questo punto di vista, perché è riuscita a mettere i piedi, è nata nel mondo di prima, ma ha visto il mondo dopo e ha vinto anche nel mondo dopo. E questo significa che si è evidentemente evoluta nel gioco, nella capacità, anche nel rapporto col tennis. E quindi diciamo che ci sono due grandi storie dentro, due storie del tennis dentro quella di Steffi Graf. Quella degli anni Ottanta è la storia del movimento che riceveva le grandi battaglie degli anni Settanta. Quindi Chris Evert e Martina Navratilova per prime erano quelle che avevano portato avanti il lavoro di Billie Jean King prima di tutte, quindi di un movimento del tennis che si crea, del tennis femminile che si separa alla fine degli anni 60, che negli anni 70 si deve affermare, che cerca le qualpei, che cerca di dire, di affermare fortissimo che in realtà il tennis femminile è uguale al tennis maschile, non giocano due sport diversi. E gli anni Ottanta sono quelli che, come anche in molti aspetti della società, se ci pensi, i tennisti negli anni Ottanta sono quelli che hanno usufruito di questo lavoro incessante, no? Hanno colto tutti i frutti da un certo punto di vista. Quindi prima sono fatte le battaglie e poi negli anni Ottanta è esploso tutto, gli sponsor, i soldi sicuramente, no? I montepremi che aumentavano, le pubblicità, finalmente, cioè tu vedevi i tennisti sulle riviste, no? In Germania Steffi Graf e Boris Becker facevano le pubblicità di qualunque cosa, erano i gemelli più, lo so, di Germania, cioè facevano qualunque cosa ed erano per il costume e la società, erano dei divi a loro modo. Cioè Steffi Graf ha fatto, c'è questa foto memorabile, no, di lei a Wimbledon a rete con Lady Diana. Ora non capitava a tutti, no? E Lady Diana con ovviamente con la sua racchetta, ha giocato a tennis con Lady Diana e insomma erano questi personaggi qua. Negli anni 70 era tutto un po' diverso, cioè proprio il tennis si è sempre portato dietro delle, come molti sport secondo me, delle istanze della società. Negli anni 70 c'era da fare la rivolta, c'era da fare la ribellione, c'era da affermarsi. Negli anni 80 invece c'era da sprecare, usare tutto quello che si aveva. Negli anni 90 c'era da creare un mondo nuovo ed è successo, perché come insomma, nel tennis femminile è arrivata Monica Seles che ha cambiato tutto, ha rivoluzionato sul campo il gioco e poi fino ad arrivare a Serena e Venus alla fine degli anni 90. Quindi un altro mondo ancora. E allora se Monica Seles ha cambiato anche il gioco, e allora perché non scrivere di lei? Al netto del rapporto simbiotico che tu hai con Steffi Graf. Allora, per due ragioni, guarda, la prima è che Monica Seles si è scritta da sola, perché ha già pubblicato un'autobiografia in cui si è raccontata peraltro in maniera molto, molto, molto sincera e molto affettuosa, fortunatamente, nei confronti di se stessa, perché lei non ha... Purtroppo non ha avuto una vita facilissima dopo quello che le è capitato nel 93 e quindi diciamo che quella è stata la prima cosa. E la seconda è perché io ho conosciuto entrambe, ma il modo, cioè io
E l'identificazione con Monica Seles era difficile per me. Io ero una persona molto più simile a Steffi Graf. Io ero una secchiona, ero una persona che aveva bisogno di sapere che c'era il modo di rapportarsi con uno sport, ma anche col proprio corpo in un certo modo, e andava bene così. Monica Seles era, non lo so, non lo so, è come se tu pensi nella musica tra un'improvvisazione e una costruzione d'orchestra. Cioè, Monica Seles improvvisava, Steffi Graf non poteva, e io ero una di quelle che nell'improvvisazione stava male, stava malissimo. E quindi mi piaceva moltissimo Monica Seles, nonostante la rivalità, mi piaceva molto vederla giocare. Però sapevo che non avrei mai potuto essere così. Non avrei potuto essere neanche Steffi Graf, però in qualche modo l'identificazione era più semplice. Questo aspetto dell'identificazione secondo me è molto importante perché comunque anche a volte è anche legato alla costruzione delle rivalità, perché poi è un tema secondo me che tante volte viene sopravvalutato e non so come la vedi tu su questo. Si deve cercare sempre per forza, anche nel libro tu lo eviti per certi versi, metti in guardia da questa cosa, dal fatto che c'è la rivalità a tutti i costi, poi ne fai un pochino più per quanto riguarda l'ultima parte di Steffi Graf e quindi anche l'avvento di Martina Hingis e anche di un altro tipo di giocatrici. Però intanto partiamo magari dal concetto di rivalità sportive. Come lo valuti? Che idea te ne fa? È un concetto che sembra facile, ma non lo è. Secondo me tiene dentro tantissime cose, cioè la rivalità può essere sportiva laddove per sportiva intendiamo relativa al campo. Allora, qualunque grande storia di tennis produce, cioè qualunque generazione produce almeno una rivalità. E questa cosa riguarda molto più chi guarda che chi gioca, perché chi gioca, allora, tu devi pensare, per esempio, che una tennista in media incontra una quantità di avversarie, no? Sul suo percorso, che è molto molto più grande di quello che i suoi tifosi o i suoi spettatori realizzano, perché noi appassionati o chi guarda si focalizza sui grandi tornei, su quello che vede in televisione, su quello che legge, su quello che ascolta, e generalmente sono i grandi appuntamenti dell'anno. Ma poi ogni tennista, ogni torneo è fatto di primo turno, secondo turno, semifinale, cioè non c'è solo la finale. Quindi tutte le volte che vediamo Steffi Graf contro Monica Seles in finale, in realtà poi Steffi Graf incontrava nel mentre Gabriela Sabatini tantissime volte e poi Arancia. E quindi per me il tennis, il racconto che ho fatto di Steffi Graf era anche relativo ad altri momenti. E questa è una scelta che ho fatto io ed è quella che per me, diciamo, raccontava meglio il personaggio di Steffi Graf all'interno dello sport. Perché il tennis poi tra l'altro è uno sport in cui io ho parlato soprattutto quasi soltanto di singolare, ho lasciato perdere il doppio, perché nella carriera di Steffi Graf il doppio è contato meno, diciamo, del singolare, e il singolare è un momento in cui si è uno contro uno il campo in mezzo, quindi si è massimo in tre. E non c'è molto, molto altro attorno. Però la rivalità significa anche, per esempio, che a volte si è rivali anche fuori dal campo. Ci sono stati dei casi in cui due atleti hanno rappresentato proprio un modo di vedere il mondo differente, non soltanto lo sport. E questa è una rivalità più grande, più macro, vogliamo chiamarla sociale, non lo so. Lo sport ti porta a fare questi ragionamenti. Nel tennis con Steffi Graf, all'inizio almeno, fino a quando lei più o meno si è ritirata, è stato soprattutto una questione di campo, perché lei l'ha sempre messa lì. Anche quando storicamente, no, è stato il commento della rivalità con Monica Seles, sempre purtroppo ha avuto un grande problema, un grande dramma, e cioè quello che è successo nel 93. Adesso, se vuoi, facciamo una piccola parentesi, perché magari il fatto sfugge a qualcuno, ma è successo nel 1993,
durante un torneo ad Amburgo che un fan di Steffi Graf, chiamiamolo anche più stalker, perché poi fan insomma sembra una persona cosa diversa, comunque un appassionato di Steffi Graf e stalker e non proprio che stava non proprio benissimo diciamo con se stesso, ha accoltellato sul campo Monica Seles durante una partita. Monica Seles con una coltellata alla spalla non ha potuto giocare per anni, è andata in depressione, abbiamo perso uno dei più grandi talenti della storia del tennis mondiale, perché quando è tornata era un'altra giocatrice, ha vinto ancora ma ha vinto in modo diverso e quindi non volendo è dovuta cambiare e questa è una violenza incredibile. Questo fatto qua ovviamente no, si è rivolta anche su Steffi Graf. Loro due in quel momento avevano la testa della classifica da contendersi. Dopo l'accoltellamento Steffi Graf è tornata in testa. Allora questa cosa come la giudichi in termini di rivalità? È una domanda che secondo me ci si può fare fino a un certo punto, perché non riguarda una rivalità questa. Questa è più, diciamo, un modo di commentare che mette di fronte due atlete in maniera un po' strana, perché non è questo il punto. Cioè, molti hanno detto, per esempio, in quel periodo, Steffi Graf, se ci fosse stata ancora Monica Seles, non avrebbe vinto, non avrebbe ricominciato a vincere. Ma, boh, non è vero, nel senso, l'ha fatto tante volte di ritornare a vincere, perché non avrebbe potuto ancora, quindi le rivalità storiche poi a un certo punto secondo me riguardano molto chi guarda, chi commenta, molto più che, appunto, a meno che non ci sono proprio delle questioni a monte che mettono in contrapposizione due persone. Nel tennis ci sono state, nella storia, però per esempio, non lo so, mi vengono in mente quelle più famose, anche quelle più, diciamo, più comuni, che potrebbero essere per esempio anche Borg e McEnroe, no? Loro in realtà, quando si è ritirato Borg, McEnroe era una persona, cioè era depressissimo perché aveva perso uno specchio, no? L'altra metà di sé, quella che combatteva continuamente. Se a un certo punto fra Federer e Nadal uno dei due si fosse ritirato, l'altro avrebbe avuto dei momenti di ansia ed è successo a Steffi Graf quando Monica Seles non c'era. Cioè, c'è poco da fare. Adesso io ho provato a raccontare quella cosa lì, quella mancanza sul campo. Secondo me questo, per esempio, è un aspetto fondativo della rivalità. Quando manca, cioè quando c'è, il suo contraltare è la mancanza. E la mancanza è tanto forte quanto la presenza. Almeno nello sport è così. Abbiamo detto tante cose, io mi permetto di segnalare due film. Uno è The Fan, che tra l'altro condivido appieno il discorso dello stalker. Questo non so se è un film che lo conosce, un film di 25 anni fa con De Niro e Wesley Snipes, che racconta la storia di un campione del baseball che è vittima di stalking di un suo fan, tra virgolette. E poi, visto che prima hai citato un po' la storia reale, la battaglia dei sessi, che è quello con Emma Stone e Steve Carell, in cui si romanza un po' quella storia, però comunque si rende anche un minimo di contesto degli anni di lotta, come li hai raccontati prima. Una cosa che vorrei chiederti riguarda il gergo tecnico, perché perché io almeno guardo ogni tanto il tennis, però non è che sono un super appassionato, quindi un'idea generale ce l'ho. Però comunque noto in quasi tutte le persone che ne scrivono ma a livello letterario, comunque un uso estremamente marcato del linguaggio. Vorrei chiederti se è una cosa necessaria, una cosa che volevi fare, un tipo di impostazione. Intendi nel tennis in particolare o in generale nello sport l'uso di questo linguaggio tecnico? Allora, intanto nel tennis, comunque sempre relativo al libro, comunque restiamo sempre in quell'ambito. Poi magari se vuoi fare anche una riflessione generale, perché no? Perché allora,
per me è stato naturale, cioè per me è stato un po' nel momento in cui tu scrivi di una partita, ti confronti con delle regole di gioco. È inevitabile, no? Cioè, non puoi prescindere dal fatto che ci sia una rete, una pallina, una racchetta, un servizio, un dritto, un rovescio, e altrimenti li chiameresti tutti colpi, oppure, no? Tutti colpi a rete, no? Si chiama volée. Magari, nel senso, la questione qui, diciamo che più che una scelta, è proprio il racconto dello sport, secondo me, passa attraverso le regole dello sport. La difficoltà, se vuoi, è quella, quando tu scrivi di uno sport, renderlo comprensibile anche a chi magari non sa tutte le regole precise di quello sport, oppure non lo guarda tutti i giorni, tanto da riuscire a comprenderne magari i dettagli. Quello, se vuoi, secondo me è la fatica o l'ambizione, dipende da che parte la guardi. Per me, allora, a me piace leggere lo sport nel suo linguaggio. Io sono una a cui piace moltissimo quando un sistema, no, di senso si codifica in un linguaggio, perché è giusto così, perché è anche bello da imparare, perché un tiro da tre esiste nel basket, punto. Perché lo dobbiamo chiamare in un altro modo? La volée, perché la dobbiamo chiamare? A parte che è una parola bellissima, ma poi perché la dobbiamo chiamare in un altro modo? Non lo so, il tiro a giro, oppure l'incrocio dei pali nel calcio. Cioè, è proprio quella cosa lì, no? L'incrocio dei pali. Perché lo devi chiamare angolo della porta? E secondo me tutte queste cose rendono lo sport vivo. Il linguaggio fa questo, come in ogni linguaggio tecnico. Poi vabbè, possiamo discutere magari se bisogna essere più o meno tecnici o quanto tecnici essere. Però, per esempio, io nello scrivere il libro mi sono dovuta a un certo punto confrontare con una cosa, tipicamente tennistica e anche strana, perché esce dalle regole, che è il tie-break. E per chi non sa il tennis, il tie-break ha bisogno di tante premesse, perché non conti i punti come conti come al solito, no? Ci sono i mini, ci sono i, le, i mini servizi, quindi da una parte e dall'altra, e poi questa cosa che devi sempre farne comunque due in più, perché sennò non tornano i conti. Insomma, tutta questa cosa qua si può spendere tempo per spiegarla, oppure trovare il modo di raccontarla. E io, per esempio, ho preferito farla seconda, sperando di esserci riuscita, e trovando il modo di rendere vivo, visibile il tie-break. E, per esempio, quella è una cosa che ho fatto pensandoci, mi sono domandata, per me che era naturale guardare un tie-break, come poterlo rendere sulla carta. Perché il tie-break è una cosa visiva, tu quando lo guardi ti appassiona, perché è veloce, perché è lì che tu stai lì a capire, capisci che è importante, perché lì si decide il game o la partita a volte, no? E quindi questo essere presenti per me era più importante, per esempio, di dover spiegare cos'è un tie-break. Allora lì ho scelto, per esempio, il senso del tie-break. Nel tennis c'è questo, ma se vogliamo poi, non so, i minuti di recupero nel calcio, non lo so, possiamo trovare tanti momenti dello sport. Sicuramente il rugby, potrai dirmi, ce n'ha ai suoi, no? Sicuramente ci sono dei momenti in cui tu hai necessità di raccontare proprio il thriller, il momento thrilling della partita. Per me era quello, per esempio. Io mi concedo una frecciata, visto che mi hai chiesto riguardo al rugby, una cosa che a me fa un po' arrabbia è quando, per esempio, lo fa spesso Pierluigi Pardo nel commentare le partite di calcio, lui la rimessa laterale la chiama touche. Attenzione, in francese la rimessa laterale è la touche, però nel gergo dello sport è la rimessa laterale del rugby. Perché in tutti gli sport che hanno diciamo così, il limite di campo, come può essere il basket, la palla a mano, ce ne sono tanti, hanno un modo di battere la rimessa laterale. Ma la touche proprio è una roba da rugby. Poi gli inglesi, poi c'è sempre questa idea di non tradurre
o di tradurre a proprio modo, perché poi ci sono magari in Sud America non traducono le parole inglesi se le rivoltano a modo loro. Il mondo anglosassone, figuriamoci se usa le parole francesi. Infatti da loro è line out, proprio. Ecco. Però touche è una parola universale. Mm-hmm. E quindi è un termine nostro, ce lo sentiamo, ci appartiene. E quindi un po'... Poi non so se capita anche nel tennis. Questo... No, il tennis da un certo punto di vista è più fortunato di altri sport. Secondo me l'appropriazione linguistica al tennis si fa fino a un certo punto, perché non mi capita spesso di... No, cioè, una, non mi capita molto spesso di sentire, ma perché... Allora, o siamo nell'ambito degli sport che si fanno con la strumentazione simile a quella del tennis, non so, padel, ping pong, okay. Altrimenti è difficile appioppare volé durante una partita di rugby o di basket, no? Perché evidentemente non è possibile. Quindi quello secondo me con gli sport con la palla di squadra purtroppo le contaminazioni sono più facili. Invece sai, nel tennis alla fine ci sono tante specificità, veramente. Tante cose, anche il conteggio dei punti, cioè non si va di 1 a 1, ma perché? Cioè perché non 1 a 0, capito? No, 15-0. E vabbè, ci sono la storia è una cosa storica, evidentemente, però poi diventano modi di guardare, tutti lo sanno, noi abbiamo imparato, non so, quelle classiche cose che entrano nel linguaggio comune, no? Per esempio, non so, la zona Cesarini, famosissima, che ormai tutti, anche chi non guarda il calcio, sa che cos'è più o meno la zona Cesarini. E tutte queste cose qua, poi a me, allora, sinceramente io poi trovo anche che sia bello che ci sia la contaminazione, l'evoluzione, no? Viceversa se magari una cosa è usata male, nel senso che per uno sport significa una cosa e per un altro significa un'altra, allora magari tu dici vabbè, ok, però questa cosa si può dire in un altro modo. Poi il tennis ha anche il problema, per esempio, del linguaggio. È un linguaggio che è nato, per esempio, in maniera proprio sua, con i termini inglesi. E quindi si fa, cioè sì, in italiano abbiamo tradotto servizio, dritto, rovescio, però volé l'abbiamo tenuta così, smash l'abbiamo tenuto così, anche perché magari il giro di parole in italiano era più complicato. Se tu dici volé, capisci. Se tu dici colpo a rete, no, volé, poi se c'è di dritto, di rovescio, però è più semplice da raccontare. Anche, secondo me, è un problema di commento, di cronaca sportiva, no? Tu, mentre c'è un colpo, lo devi raccontare e quindi hai bisogno di dirlo facile, di dirlo subito. Adesso hai pronunciato una parola che è molto popolare di questi tempi, che è il padel. Cosa pensi del padel? Io sai che ci ho giocato una volta sola, però vabbè, a me piace di più il tennis, nel senso mi piace più il campo fatto in un certo modo, eccetera. Però devo dirti che è divertente, a me piace, lo dico come, diciamo, fruitrice della cosa. E poi vabbè, in generale adesso non ti saprei dire perché dovrei provarlo più spesso, insomma, a tennis ho giocato tante più volte rispetto che a padel, però di primo acchito ti devo dire non ne sono, anche per esempio a me piace anche il ping pong, che uno dice ah però sì sei lì con quel tavolino piccolo, le racchettine, a me piace invece, perché il ping pong lo trovo molto divertente, mi sembra un gioco molto divertente per esempio, e anche attribuisco anche meno tensione fisica del tennis per esempio o di altri tipi di sport, quindi però sì, in realtà mi piacerebbe poi magari quando finisce questo periodo un po' così provarlo ancora, sì, perché è successo un paio d'anni fa in realtà, quindi parliamo dell'epoca antepandemia, come possiamo dire adesso. Sicuramente pre-pandemico mi lascia sempre un po' di shock, io forse perché oramai è un anno, siamo arrivati al primo anniversario di Covid e quindi ci sembra veramente indefinito. Però vabbè, prima di chiudere, intanto
secondo me una cosa bella è che i libri, ma anche sempre lo sport, noi lo rileghiamo sempre alla dimensione del... cioè solo il campo poi finisce lì, ma invece è anche un modo per parlare di tante altre cose e oggi siamo riusciti insieme a farlo e sono molto contento di questo. Ti vorrei chiedere magari una cosa sull'attualità, magari due impressioni su questo ultimo Australian Open che si sta giocando in questi giorni, che si avvia alla conclusione. Allora, guarda, io sono tristissima perché una delle mie preferite non è in finale ed è Ashleigh Barty. Quindi io ero un pezzettino del mio cuore era per la stella di casa e mi è dispiaciuto molto come ha giocato e come ha perso, perché ha purtroppo perso un po' male, cioè ha giocato proprio una partita strana, a un certo punto si è un po' persa e mi dispiace molto. Dall'altra parte sono stata molto felice, io l'ho rivista in differita, però ho rivisto la partita tra Serena Williams e Naomi Osaka e lì c'è stato un momento, lì io quando le vedo giocare insieme una contro l'altra, essendo io coetanea di Serena Williams, ho sempre ma piacendomi molto Naomi Osaka, c'è questo momento in cui mi sento proprio divisa in due. Loro hanno fatto questa semifinale che si preannunciava come una partita, no, di cuore, ma nel senso proprio di appartenenza dello sport, perché l'una è l'idolo dell'altra, l'una che deve vincere questo 24esimo slam e non arriva, e c'è sempre un mese in più sulle sue spalle. Insomma, tutta quest'ansia e questa cosa che poi si è sciolta anche purtroppo in una partita di Serena Williams non tanto bella, insomma, non è stata una partita brillante da nessuna parte. È molto tesa però, e a me dispiace molto vederla anche così triste per queste sue performance sportive non tanto piacevoli. E però poi vabbè, adesso domani mattina c'è la finale e io la vedrò, ed è una finale interessante secondo me, perché ci mette un po'... Intanto c'è Jennifer Brady, che sono più o meno coetanee loro due, Jennifer Brady e Naomi Osaka. Naomi Osaka ha vinto già di più, però lei nell'ultimo periodo si è fatta vedere bene, perché si è fatta una semifinale agli US Open e adesso gioca una finale, quindi c'è una crescita sua. Lei è una... secondo me è molto brava, sa fare bene, sa stare bene in campo. Naomi Osaka è un po' più avanti, di esperienza, un po' più avanti di capacità. Lei ha questa capacità, questo talento naturale nella calma e nel tenere i nervi saldi, che è invidiabile. Cioè, tantissimi giocatori a 30 anni non hanno la capacità che ha lei a 23, 24. Quindi, insomma, sarà complicato per Jennifer Brady, però vediamo, magari viene fuori una partita bella in tre set. Da un punto di vista di spettatore sarebbe quella cosa che... Però poi di solito le finali finiscono 6-2, 6-4, perché è una finale, bisogna vincerla, e quindi così. E da parte maschile io non lo so, sarà una partita strana, nel senso che c'è anche qua un po' di storia e un po' di nuovo che avanza, che prepotentemente avanza. Poi non lo so, io non sono appassionata né dell'uno né dell'altro particolarmente, ok? Se ci fosse stato Tsitsipas sarei stata un po' più contenta, però insomma vediamo, anche lì sarà interessante. Se vince Medvedev sarà molto interessante per il proseguo dell'anno, quindi da appassionata di tennis tifo per Medvedev, così animiamo un po' l'aria e ci riprendiamo un po'. Lasciamo che i regni non durino per sempre. Tra l'altro non ne abbiamo parlato di calma, ma è un aspetto che c'è molto nel tuo libro e anche nella figura di Steffi Graf. Io intanto ti ringrazio per esserci stata per questa intervista. Ricordiamo che Elena la potete trovare sui vari social, dove racconta le sue letture, ha la sua newsletter che io vi consiglio di seguire. E se vorrai poi fare delle rubriche i fondamentali del tennis raccontate da Elena Marinelli, sei assolutamente la benvenuta. Ah,
che bello, grazie. E ci possiamo pensare, eh? Potrei. Io vorrei farlo con rugby, quindi per me potrebbe essere un'idea. Io era un'idea che avevo proprio, Sport for Dummies. Volevo farlo per il football americano. Potrebbe essere una nuova rubrica di Time's Up. Va bene. Veramente, grazie ancora per esserci stato. Grazie a te, grazie mille, ciao.